nostre spalle la sfilata, qua giù costume e costumanzas, una manifestazione veramente importante. Chiaramonti ha 103 nuraghi censiti, li ho censiti io, li ho visitati, li ho fotografati, ho creato delle schede multimediali, quindi prova provata che esistono. Naturalmente, quando parlo di nuraghi, intendo ciò che è rimasto del nuraghe. Spesso e volentieri troviamo solo pochi circoli di pietre. Giganti, una ventina di siti a Domus Deianas, quindi non sto parlando di celle singole ma di siti, tra i quali anche due o tre necropoli. Poi abbiamo alcuni dolmen, abbiamo due fortezze prenuragiche, abbiamo un sito molto importante di Bettili. Dico molto importante perché il professor Ercole Contu, una stella primaria nell'archeologia sarda e non solo nazionale, sosteneva essere questo sito uno fra i migliori del Mediterraneo. Il castello di Chiaramonti praticamente viene costruito intorno alla fine del 1300.
Avanti Costume Costumanzas, grazie del vostro invito, della vostra disponibilità in questo accoglientissimo paese dell'Anglona. È Gino Bruno, presidente della Proloco, con un figurante proprio che indossa l'abito tradizionale di Chiaramonti. Eugenio. Ciao Gian Piero, è un figurante nonché un membro della Proloco, un giovane membro della Proloco. E siamo arrivati, anzi grazie di essere venuto Gian Piero, della tua disponibilità, a far sì che questa manifestazione sia conosciuta anche all'interno della nostra regione. È già abbastanza conosciuta, abbiamo oggi presenti 36 paesi in rappresentanza, che non sono pochi tra l'altro, No, non sono pochi, considerate anche la stagione, considerate tante attività che vengono fatte nella nostra regione, è un orgoglio avere così tante persone a rappresentare tanti paesi di tutte le zone della Sardegna. Siamo arrivati all'ottava edizione, una manifestazione che era nata quasi non per gioco dal vecchio presidente, inventata da Sandrunali, l'attuale sindaco e allora presidente della Proloco. Niente, siamo contenti, adesso vediamo che comunque tutti i figuranti si stanno divertendo, i figuranti, le persone che stavano guardando la manifestazione stanno ballando allegramente, abbiamo visto tanti colori, tanti gioielli, tante belle donne, tanti ragazzi che orgogliosamente portano il costume tradizionale, l'abito tradizionale, perché il costume sembrerebbe specchio di identità territoriale. Esatto, perché il costume sembrerebbe quasi di parlare di carnevale, invece è l'abito tradizionale, le varianti, l'abito nuziale femminile, l'abito da gala, l'abito di tutti i giorni, ecco, tutto un insieme di descrizioni. Sono venuto qui a Chiaramonti perché c'era questa bellissima festa, questa bellissima manifestazione e mi sono trovato molto bene, soprattutto hanno sfilato dei gruppi meravigliosi con dei costumi eccezionali, molto fastosi, molto ricchi e hanno anche ballato, quindi ho potuto ammirare e vedere quanto sono bravi, quanto lavoro c'è dietro a questi ballerini, queste persone che si